Nihil sub sole novum, diceva un antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché, grazie a tempo, il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. Che spettacolo incredibile qui all'Estadio Bregaio, uno degli stadi più importanti del Portogallo. Tre uomini a prendere il possesso del centrocampo e a dettare il gioco, supportati da quattro difensori. Il centrocampo compatto mantiene la squadra corta, ma assicura anche una certa capacità di rilanciare il gioco. I due uomini ai lati del centrocampista centrale dovranno essere bravi a inserirsi nelle sponde della punta o nello spazio creato dal taglio degli attaccanti esterni. In questo modo la difesa avversaria avrà meno punti di riferimento. E ora si fa sul serio, si parte. Di Lorenzo è in una posizione in cui può far male alla difesa. Ottima discesa sulla destra. Si libera alla grande. Prova il cross in aria. Ci mette il fisico e conquista il pallone. C'è l'opportunità per il contropiede. Zielinski la gioca in area. Zielinski la gioca corta. Allontana il pallone. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Alza la palla in profondità verso un compagno. Castanos. E abbiamo già superato il quindicesimo. Nessuna delle squadre ha mostrato vivacità di gioco, non si è visto molto finora. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Zielinski. Zielinski, di forza. Ecco il tiro! Il portiere si oppone. Grande parata dell'estremo difensore. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Si riparte dalle braccia del portiere.
Candreva. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. Ottima giocata. Alla peggio nello scontro di forza. Zielinski riesce a rubargli il pallone. Stanno facendo un possesso palle insistito, ma troppo sterile. Lungo passaggio in avanti. Grande intervento, vale come un gol. Il primo tempo sta per finire, siamo ancora a reti inviolate. La partita però è avvincente. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Scodella in avanti. Ancora fuori dall'area. Buon lancio. Primo tempo che finisce qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Fin qui è stato un atteggiamento magnifico da parte della... Si parte per la seconda frazione di gioco. Il Napoli ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Riceve la palla. Cerca la profondità. Grande movimento nello spazio. Mette la palla dentro. C'è tiro! Rete! È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. Si riparte dall'1-0. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Castanos. Arriva nella tre quarti avversaria. Prova la giocata di Fino. La mette in mezzo. Pericolo sventato almeno per ora. Prova a verticalizzare. Gioca con un pallone lungo. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Castanos. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cercano l'azione veloce. Ha la possibilità di andare verso la porta. E prova il tiro. E riesce a spazzarla via. Del secondo tempo ci ha regalato il gol che sta decidendo il match. Il punteggio è quindi di 1-0.
Castanos riceve un pallone interessante e ora deve concludere. Zielinski, e con questa la palla, subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Di Lorenzo, cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Pallone lungo in verticale, la gioca a sinistra, la mette in avanti sulla fascia in profondità. Numero è libero di creare pericolo. Prova ad andare via con eleganza. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Interessante azione sulla fascia destra. Questo errore potrebbe essergli fatale. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Si scaldano gli animi, attenzione, l'arbitro deve mettere a posto le cose. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Il Napoli deve resistere ancora qualche istante. Palla in avanti verso il compagno. Elegante. Zielinski. Bella palla, attenzione al tiro. Non di molto, arriva anche il fischio dell'arbitro. Stavano per trovare il gol proprio alla fine, ma non ce l'hanno fatta. Una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. Ci hanno messo tutto il primo tempo a prendere le misure.